20 settembre. Abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. L'insensibilità di un cuore al richiamo di amore del suo Dio è il frutto dell'idolatria o della creazione di una religione che segue gli istinti, le bramosie, le concupiscenze, che è solo coltivatrice di vizi e di nessuna virtù. Quando si giunge a questo limite, che è anche il punto del non ritorno, la voce dei profeti non serve più. Occorre uno sconvolgimento della storia che faccia prendere coscienza che solo il vero Dio è il Salvatore dell'uomo e che la salvezza è solo dall'ascolto della sua parola. A volte la seduzione di Satana è talmente potente che neanche i capovolgimenti storici riescono a convertire un cuore. Il peccato che vi è in esso è così potente e forte da aver raggiunto la dannazione già mentre si è ancora in vita. È il peccato contro lo Spirito Santo. L'Apocalisse ci rivela che si è presi dall'ammirazione del male e giunge fino ad adorare la bestia come vero Dio e Signore. Non c'è più salvezza, qualsiasi cosa Dio faccia. Dal peccato contro lo Spirito Santo non c'è conversione. E vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle corna 10 diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo. La bestia che io vidi era simile a una pantera, con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di un leone. Il drago le diede la sua forza, il suo trono e il suo grande potere. Una delle sue teste sembrò colpita al morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. Allora la terra intera, presa d'ammirazione, andò dietro alla bestia e gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia e adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere con essa? Alla bestia fu data una bocca per proferire parole d'orgoglio e bestemmiare con il potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora, contro tutti quelli che abitano in cielo. Le fu concesso di fare guerra contro i santi e di vincerli. Le fu dato potere sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. La adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita dell'agnello, immolato fin dalla fondazione del mondo. E vidi salire dalla terra un'altra bestia che aveva 2 corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un drago. Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era guarita. Opera grandi prodigi, fino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini. Per mezzo di questi prodigi che le fu concesso di compiere in presenza della bestia, seduce gli abitanti della terra, dicendo loro di erigere una statua alla bestia che era stata ferita dalla spada, ma si era riavuta. E le fu anche concesso di animare la statua della bestia, in modo che quella statua perfino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non avessero adorato la statua della bestia. Essa fa sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevano un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno possa comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia e il numero del suo nome. Apocalisse 13, 1-17. Viene Giovanni il Battista, aveva una vita austera. Fu accusato di essere un indemoniato, persona da non potersi ascoltare. La sua voce è del diavolo, non di Dio. Viene Gesù, vive una vita di quotidiana normalità, è accusato di essere un mangione e un beone, neanche la sua voce può essere ascoltata. È un uomo senza alcuna credibilità. È uno come tutti gli altri, un figlio del popolo. Nulla in lui di trascendente o di divino. Così l'insensibilità annienta e distrugge due vere sorgenti di salvezza. A chi dunque posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che seduti in piazza gridano gli uni agli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, e voi dite ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori.
ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Luca 7:31-35. Gli adoratori della bestia, di Satana e delle sue falsità mai potranno conoscere Gesù come il loro Salvatore e Signore. Idolatri e immorali dovrebbero avere il desiderio di vera conversione per aprirsi alla sua parola di verità e di luce eterna. Potrà credere in Cristo solo chi è figlio della sapienza, colui che cerca il Signore con purezza di cuore. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, fateci veri figli della sapienza.